Grazie Presidente, esprimo soddisfazione per questo atto che, sebbene sia effettivamente misurabile in poche parole, in realtà ha un impatto molto importante. Abbiamo detto che darà la possibilità ad alcuni impianti, alcuni gestori di impianti, di presentare una istanza che sarà determinante per poter proseguire le attività all'interno di esso. E uno di questi, come sicuramente ricorderete e saprete, ad esempio è l'ippodromo delle Capannelle, per il quale sono stati chiesti la convocazione di consigli straordinari, ci sono state molte commissioni, sport, trasparenza, e quindi abbiamo dibattuto per ore e ore e ore, lavorato per giorni. Se riusciamo a trovare una soluzione con poche parole a un problema che ci ha tenuti impegnati per giorni, comunque è qualcosa di molto positivo. E secondariamente la questione sulle competenze è emersa adesso, ma ben venga, nel senso che questo punto che oggi è stato specificato andranno a beneficiarne non solo i concessionari che presenteranno istanze nei prossimi 60 giorni, ma anche quelli che lo hanno già fatto in passato, perché effettivamente questo problema è stato rilevato dalla ragioneria, che ha bloccato alcune procedure perché a loro avviso questa procedura non era stata approvata in assemblea capitolina. Quindi fortunatamente, ecco, adesso abbiamo chiarito una volta per tutte che non è questa la sede competente, e quindi non ci saranno più motivi per tenere sospese alcune delle vecchie procedure. E anche questo comunque è un risultato che abbiamo ottenuto oggi, di cui quindi possiamo andare comunque certamente fieri, perché appunto è stato in questa sede che è stato risolto una volta per tutte. E il voto ovviamente sarà favorevole. Grazie consigliere.